Un esercito di tennisti in erba è quello che in Veneto ha affrontato l'edizione 2019 dei campionati regionali Under. Oltre 330 ragazzi dagli Under 10 agli Under 16 pronti a sfidarsi match dopo match fino alla conquista del titolo. Gli scudetti veneti quest'anno sono stati assegnati tutti in terra padovana. Under 16 presso il Tennis Club Padova, 90 iscritti tra maschi e femmine. Canottieri Padova, Under 10, 11, 12. 183 iscritti, sempre tra maschi e femmine ovviamente, e Tennis Club Est, per quanto riguarda gli under 13-14, 109 iscritti. Quindi numeri molto confortanti. Numeri importanti quelli dei campionati under, come la qualità del gioco espresso in campo, come conferma il direttore tecnico del TC Padova, che per la terza volta in questa stagione ha ospitato una competizione regionale giovanile. Ringraziamo appunto il comitato regionale che ci ha dato questa possibilità e alla federazione. Dopo il FIS Junior Program e il Next Gen sono arrivati i campionati regionali under 16, maschili e femminili, 60 atleti maschili, 30 atleti femminili. Diciamo è l'ultimo gradino degli under, perciò il livello di gioco già inizia a vedersi buoni giocatori. Dagli under 16 del TC Padova ai più giovani, ospitati invece alla Canottieri. Quest'anno ospitiamo l'under 10, l'under 11 e l'under 12 e abbiamo 133 iscritti alle varie gare, alle varie manifestazioni. Per noi è un impegno, però siamo felici di portarlo a termine, anche perché stiamo ospitando in contemporanea anche un torneo ITF internazionale di wheelchair. E quindi dividiamo i campi tra i ragazzini e gli atleti del wheelchair. Un titolo ambito, quello regionale, e poco importa che per prendere parte al torneo si debba persino studiare in campo. Domani ho compito. Come si concilia allora tennis e studio? È molto difficile, solo che per il tennis questo è altro. Per il tennis, insomma, sei disposti a tutto. Ma perché? Che mi rende felice, ma soprattutto perché riesco ad essere me stessa al meglio. Perché è l'unica cosa che mi rende felice. Una delle poche.